Allora, ci occupiamo adesso dello studio del moto. Cosa intendiamo per moto? Beh, visto che siamo circondati da oggetti che si muovono, si tratta di trovare un modo per descrivere in termini matematici, nel modo più semplice possibile, il movimento di qualunque oggetto, permettendo tra l'altro di avere delle leggi che consentano di fare delle previsioni. Per poter fare questo tipo di operazione è necessario conoscere alcuni concetti principali che ci apprestiamo a definire. Cominciamo dal concetto di punto materiale. Cosa si intende per punto materiale? Il punto materiale è un'approssimazione che noi utilizziamo per descrivere oggetti piccoli. Quindi noi consideriamo punto materiale in qualunque oggetto che sia piccolo rispetto allo spazio in cui si muove. Per fare un esempio, un primo esempio potrebbe essere questo: se dobbiamo descrivere il movimento di un insetto, ad esempio una mosca che vola in una stanza, dobbiamo considerare che la mosca ha delle dimensioni di pochi millimetri rispetto ad una stanza che invece ha dimensioni lineari dell'ordine dei metri. Visto che l'oggetto di cui stiamo descrivendo il moto è molto più piccolo dello spazio in cui si muove, possiamo considerare questo oggetto come puntiforme, come se fosse un punto geometrico. Lo chiamiamo punto materiale in quanto, oltre ad essere descritto con l'idea del punto geometrico, attribuiamo adesso una massa, cioè delle proprietà fisiche. Questo oggetto è cioè in grado di interagire con altri oggetti, di subire delle forze. Quindi per questo lo chiamiamo punto materiale, un punto geometrico ma dotato di proprietà reali, fisiche. Un altro caso in cui possiamo utilizzare questo tipo di descrizione, in cui cioè le dimensioni dell'oggetto possono essere trascurate. Se per esempio dobbiamo descrivere il moto della Terra attorno al Sole, beh, dobbiamo considerare che la Terra ha dimensioni dell'ordine di 6.000 km, questo è il suo raggio. La distanza Terra-Sole invece è dell'ordine dei 150 milioni di km. Possiamo quindi vedere che anche qui le dimensioni dell'oggetto, sebbene siano molto grandi rispetto a noi, però se facciamo riferimento alla distanza Terra-Sole e non a noi, vediamo che l'oggetto appare comunque piccolo, in quanto 6.000 km sono pochi rispetto ai 150 milioni di chilometri che contraddistinguono la distanza Terra-Sole. Quindi anche in questo caso, se dobbiamo descrivere in prima approssimazione il moto della Terra attorno al Sole, il moto di rivoluzione della Terra attorno al Sole, possiamo considerare la Terra come se fosse un punto materiale per essere precisi. Quindi in generale è un punto materiale nella nostra descrizione, qualunque oggetto le cui dimensioni possono essere trascurate rispetto allo spazio in cui si muove. Se vogliamo fare un controesempio, un oggetto che non può essere considerato un punto materiale, prendiamo la stessa Terra e consideriamo il suo moto di rotazione diurno. Cioè, se questa è la Terra, dobbiamo considerare il moto di rotazione attorno al proprio asse. Questo moto di rotazione, che determina l'alternanza del giorno e della notte, per essere descritto, richiede di non trascurare affatto le dimensioni della Terra. Se noi considerassimo la Terra come un punto, non potremmo accorgersi del suo moto di rotazione, non potremmo descriverlo. Quindi la descrizione del suo moto di rotazione necessita anzi di considerare le dimensioni specifiche della Terra, il suo raggio, le sue dimensioni. Quindi non è possibile nella descrizione di questo tipo di moto considerare la Terra come un punto. Quindi da questo controesempio impariamo due cose. Primo, che esistono anche casi in cui non è possibile utilizzare il concetto di punto materiale che abbiamo prima introdotto.
Seconda cosa, uno stesso oggetto come la Terra, a seconda del tipo di moto che andiamo a descrivere, può essere considerato oppure no un punto materiale. Nel moto di rivoluzione attorno al Sole, siccome è un moto che avviene su distanze molto grandi rispetto alle sue dimensioni, la Terra può essere considerata un punto materiale. Invece nel suo moto di rotazione attorno al proprio asse, moto di rotazione diurna, non può essere considerata un punto materiale. Per il momento noi ci limiteremo a descrivere, a trovare tutti i sistemi per descrivere il moto di punti materiali. Gli oggetti che non possono essere considerati punti materiali si chiameranno invece oggetti estesi. Quindi oggetto esteso è il contrario di punto materiale. La descrizione del moto negli oggetti estesi è di tipo più avanzato rispetto alla descrizione del moto di un punto materiale, quindi verrà fatta in un secondo momento. Vediamo adesso di introdurre altri concetti fondamentali per la descrizione del movimento. Un altro concetto fondamentale è quello di sistema di riferimento. Per introdurre questo concetto partiamo di nuovo da un esempio. Supponiamo di considerare una persona che si trovi all'interno di un vagone ferroviario, supponiamo che questo sia il vagone ferroviario, la persona si trova qui dentro, supponiamo che il vagone ferroviario non abbia finestrino, che questi siano tutti chiusi. Egli effettua degli esperimenti sullo studio del moto al suo interno. E allora supponiamo che abbia nelle mani una piccola pallina, che rappresentiamo con questo puntino bianco. Il treno si sta muovendo, per esempio, nello schema che abbiamo fatto, si sta muovendo verso destra, con una velocità che è diversa da zero, comunque poi vedremo esattamente cosa si intende per velocità. In ogni caso, sfruttiamo il nostro concetto intuitivo di movimento. Il treno si sta muovendo sulle rotaie. Quindi ci sono i binari. Bene, ora supponiamo che ci sia un'altra persona che invece sta ferma in stazione. Ora consideriamo la pallina di prima, quella che è tenuta dalla persona che sta dentro al vagone ferroviario. Questa pallina viene tenuta dalla persona che sta dentro al vagone, quindi questa persona, se i binari sono molto lisci, il treno non subisce sobbalzi di alcun tipo, non ha modo di verificare cosa succede al di fuori del treno. Per questa persona, se si concentra su quello che succede alla pallina che ha in mano, la stessa pallina può essere considerata ferma, perché la persona la vede sulla sua mano e sulla sua mano resta anche al trascorrere del tempo. Se invece la persona che sta in stazione potesse vedere questa pallina, vedrebbe cambiare la sua posizione insieme al cambiamento della posizione del vagone ferroviario. Quindi, se il vagone ferroviario cambia posizione, quindi si sposta nel tempo, anche la pallina cambia posizione. Quindi la stessa pallina può essere in movimento o ferma a seconda di chi la guarda. E allora, come si fa a descrivere il movimento se c'è questa ambiguità relativa a chi sta guardando l'oggetto? Beh, è fondamentale fissare un sistema di riferimento. Che cos'è allora il sistema di riferimento? Beh, sostanzialmente fissare un sistema di riferimento significa decidere rispetto a che cosa viene misurata la posizione di un oggetto, e quindi rispetto a che cosa si decide se un oggetto è in movimento oppure no. Nell'esempio che abbiamo considerato, per l'osservatore, per lo sperimentatore che sta dentro il treno, il vagone ferroviario è il suo sistema di riferimento. Rispetto a questo sistema di riferimento, poiché la pallina non cambia posizione nel tempo, la stessa pallina può essere considerata ferma. Per l'osservatore che sta invece alla stazione, il suolo della stazione, tutti gli elementi che sono solidali con la stazione, come per esempio i binari, costituiscono il suo sistema di riferimento. Rispetto a questo sistema, la pallina non è ferma perché cambia posizione. La distanza che la pallina ha rispetto agli oggetti che si trovano in stazione, qualunque riferimento nella stazione, anche per esempio un semplice palo della luce o un palo indicatore che si trovi in prossimità della stazione,
Se noi andiamo a considerare la distanza che questa pallina ha rispetto a questo palo di riferimento, questa distanza d cambia nel tempo. Dopo un certo tempo la distanza cambia. La distanza era d, adesso è d'. Quindi in momenti diversi indicati da un orologio, la posizione della pallina cambia. In questo caso possiamo certamente dire che la pallina si sta muovendo. Quindi prima di decidere se un oggetto è fermo o in movimento, bisogna decidere rispetto a cosa vengono misurate le distanze. Gli oggetti di riferimento rispetto ai quali vengono misurate le distanze costituiscono il sistema di riferimento. Quindi cos'è il sistema di riferimento? Il sistema di riferimento è un insieme di oggetti rispetto ai quali vengono misurate le distanze e la posizione del punto materiale di cui si studia il moto. Quindi un insieme di oggetti rispetto ai quali vengono misurate le distanze e la posizione del punto materiale di cui si studia il moto. Questa è una definizione che potremmo dare di sistema di riferimento. Nell'esempio che abbiamo fatto, il sistema di riferimento per l'osservatore che sta a terra potrebbe essere costituito dai binari e dal palo della luce utilizzato come riferimento per la misura delle distanze. Il sistema di riferimento per sua natura è quindi fermo. Per l'osservatore che sta invece all'interno del treno, il sistema di riferimento potrebbe essere costituito dalle pareti del vagone. Per esempio, la parete di fondo potrebbe essere utilizzata per misurare la distanza della pallina rispetto a questa parete e decidere dove si trova questa pallina. Ovviamente, poiché il movimento può avvenire non in una sola direzione, come quella indicata dai binari, ma anche in direzioni trasversali, si possono utilizzare più oggetti per misurare le distanze. In generale, per la descrizione del movimento di un oggetto in tre dimensioni, occorre misurare almeno tre distanze, quindi attraverso tre numeri è possibile in generale indicare la posizione di un oggetto. Per essere più precisi e per poter dare una concretezza numerica alla determinazione della posizione di un oggetto, insieme al sistema di riferimento, nel senso che abbiamo detto, cioè dell'insieme di oggetti che vengono considerati fermi, si fa uso di un ente matematico, precisamente un riferimento cartesiano ortogonale. In pratica, se vogliamo indicare la posizione di un oggetto facciamo così. Supponiamo ad esempio di trovarci su una strada. Questa è la direzione della strada. Su questa strada ci potrebbe essere un punto di riferimento che potrebbe essere la posizione di un semaforo. Poi potremmo avere, ad esempio, la possibilità di misurare la distanza trasversalmente rispetto alla strada. E quindi la strada stessa fa da elemento di riferimento. E inoltre, se un oggetto può allontanarsi dal suolo e alzarsi verso l'alto, sempre a partire dal semaforo possiamo misurare le distanze verso l'alto. Per misurare queste distanze, quindi si fa uso di un riferimento cartesiano ortogonale. Per esempio, sul bordo della strada possiamo fissare un asse delle ascisse, che indichiamo come asse X. Poi un asse delle ordinate che indichiamo come asse Y. L'ho disegnato in assonometria, quindi questa deve essere considerata come la direzione uscente dallo schermo o dal foglio. E un asse delle altezze indicato come asse Z, anche questo fissato sul nostro punto di riferimento che potrebbe essere il semaforo. Poi ci serve uno strumento di misura delle distanze, che a partire dall'origine del riferimento cartesiano che è stata collocata in corrispondenza del nostro oggetto di riferimento, ovvero il semaforo, dobbiamo scegliere un'unità di misura e uno strumento di misura. Per esempio, se un'automobile si trova sulla strada,
e vogliamo indicarne la posizione, possiamo dire, primo, che l'automobile si trova in corrispondenza dell'asse x. Questo permette di attribuire al valore della sua ordinata y e della sua altezza z i valori 0 e 0. Per quanto riguarda invece il valore da dare all'ascissa x, andiamo a misurare la distanza con 1 metro, precisamente questa distanza qui, con uno strumento di misura. Decisa l'unità di misura, misurata questa distanza non è altro che il valore da attribuire alla x. Ovviamente per un oggetto che si trova al di fuori della strada, per esempio una persona che si trovi ad aspettare vicino alla strada, la posizione può essere trovata attraverso le proiezioni ortogonali del punto in cui la persona si trova, considerata come punto materiale, quindi la persona viene considerata piccola rispetto allo spazio in cui si sta muovendo. Facciamo le proiezioni ortogonali della sua posizione, proiettiamo la sua posizione sull'asse X, sull'asse Y, e per quanto riguarda l'asse Z, siccome la persona si trova a quota 0, possiamo dire che per la persona la posizione è 0. Quindi questo insieme di valori della posizione per la persona ci dà x uguale la distanza della persona, che nell'esempio che abbiamo fatto è uguale alla distanza che ha l'automobile dall'origine, misurata lungo l'asse delle x. Quindi x uguale d. Poi, sull'asse delle y si misura la distanza della proiezione ortogonale presente sull'asse y dall'origine, quindi questa distanza qui. E la chiamiamo dy. Quindi abbiamo un valore di y che è pari a dy, e dopodiché attribuiamo a z un valore 0. Per un oggetto che si trovi in aria, per esempio un uccello che si sta trovando a volare in questa zona, avremo ovviamente le proiezioni ortogonali non nulle sui tre assi. Quindi cosa facciamo? Possiamo fare una proiezione ortogonale prima sul piano xy. Poi, trovata la proiezione ortogonale, andiamo a proiettare questa proiezione sui due assi y e x. E poi proiettiamo la posizione dell'uccello anche sull'asse z. In questo modo abbiamo tre nuove indicazioni per la posizione. Posizione sull'asse y. Posizione sull'asse x e posizione sull'asse z. Queste distanze che abbiamo appena evidenziato, la distanza sull'asse delle x, la distanza sull'asse delle y, la distanza sull'asse delle z, permettono in generale di descrivere la posizione dell'oggetto che abbiamo scelto come punto materiale. Ogni oggetto avrà una terna di coordinate. Ora, è chiaro che possiamo cominciare a descrivere il movimento nel caso più semplice possibile. Il caso più semplice è quello dell'automobile. L'automobile si trova in corrispondenza dell'asse delle x, quindi ha i valori delle coordinate y e z nulli. Se l'automobile si muove soltanto lungo questa strada, immaginiamo che la strada sia dritta, non c'è ragione quindi di occuparci anche di ciò che succede sull'asse y e sull'asse z. In un caso del genere parliamo di moto rettilineo o moto in una sola direzione, e noi ci occuperemo per cominciare proprio di questo tipo di movimento. Nel caso più generale dovremo invece parlare di traiettoria. Che cos'è la traiettoria? Beh, se riprendiamo di nuovo i tre assi cartesiani, ora supponiamo di misurare la posizione di un oggetto, per esempio un punto materiale che inizialmente si trova qui, in una posizione che indichiamo come P1. Questa posizione viene misurata in un certo istante indicato dall'orologio, quindi vediamo l'orologio, vediamo qual è l'indicazione dell'orologio in un certo istante. Questa indicazione la indichiamo con T1, il tempo indicato dall'orologio durante la prima misurazione. Passa del tempo, l'orologio chiaramente ha cambiato indicazione, l'orologio potrebbe essere anche semplicemente un cronometro. L'orologio si è spostato, indica un tempo t2. In corrispondenza di questo tempo t2, la nuova posizione è p2. Poi,
Aspettiamo ancora del tempo, quando l'orologio indica una posizione T3, supponiamo che la nuova posizione sia P3 e così via. Avremo un insieme di posizioni successivamente occupate dal punto materiale. Se uniamo con una linea spezzata tutti i punti che rappresentano le posizioni successivamente occupate dal punto materiale durante il suo movimento, otteniamo quella che si chiama traiettoria del punto materiale. Quindi che cos'è la traiettoria? È l'insieme delle posizioni successivamente occupate da un punto materiale durante il suo moto. Quindi in generale la traiettoria è una curva. Noi abbiamo disegnato una linea spezzata, ma se immaginiamo di ridurre il tempo che intercorre fra un istante e il successivo, e quindi di fare misurazioni molto ravvicinate fra di loro in termini di tempo, per esempio una misurazione al secondo, possiamo ottenere dei punti molto più ravvicinati. E quindi la linea spezzata che viene ad essere disegnata è molto più simile ad una curva che non ad una linea spezzata. Quindi in generale la traiettoria è una curva che comunque rappresenta in ogni istante tutte le posizioni occupate al passare del tempo. Allora, a questo punto, definiti il punto materiale, il sistema di riferimento e la traiettoria, possiamo passare a indicare qual è il tipo di moto più semplice in assoluto di cui dovremo dare descrizione, ed è il cosiddetto moto rettilineo. Un moto rettilineo è un moto con traiettorie costituita da un segmento di retta. Questo di lunghezza arbitraria, quindi qualunque sia la lunghezza di questo segmento, abbiamo comunque un moto rettilineo. Qual è un esempio di moto rettilineo? Beh, quando abbiamo trattato il caso dell'automobile che si muove lungo una strada dritta, abbiamo un caso di moto rettilineo. Per descrivere il moto rettilineo, possiamo utilizzare un sistema di riferimento che richiede soltanto di sapere qual è la retta lungo la quale avviene il movimento, qual è la posizione di riferimento chiamata origine, indicata di solito da un oggetto vero e proprio, rispetto alla quale misuriamo, quindi la posizione di riferimento rispetto alla quale misuriamo le distanze. In questa posizione piazzeremo l'origine del sistema di riferimento cartesiano, e questo sistema di riferimento cartesiano non deve necessariamente avere due o tre assi, visto che si tratta di un moto su una sola retta, basta un unico asse. Quindi per descrivere il moto rettilineo basterà utilizzare un unico asse cartesiano sul quale si misureranno le posizioni. Su questo asse cartesiano fissiamo l'origine, che sta in corrispondenza di un oggetto deciso in partenza, come ad esempio il semaforo sulla strada che abbiamo detto prima, e poi a partire dall'origine vengono misurate le distanze. Poiché possiamo avere oggetti che si trovano nel disegno rispetto al disegno che abbiamo fatto, sia a destra che a sinistra dell'origine, per poter indicare quando misuriamo la distanza di questo oggetto dall'origine, se ci troviamo alla sua destra o alla sua sinistra, possiamo utilizzare valori positivi o negativi della posizione. Quindi se indichiamo con X la posizione, supponiamo ad esempio che questo primo oggetto si trova ad una distanza di 3 metri dall'origine, verso destra. Allora diremo che la sua posizione, X con 1, vale 3 metri. Un secondo oggetto invece si trova ad una distanza di 2,5 metri, però a sinistra dell'origine. Allora diremo che la sua posizione è pari a meno 2,5 metri. Quindi, nel caso del moto rettilineo, la posizione di un oggetto, di un punto materiale, è la distanza che questo oggetto ha dall'origine, presa col segno più,
o col segno meno, a seconda se l'oggetto si trova al di là dell'origine rispetto al verso positivo indicato sull'asse o al di qua dell'origine. Nello schema che abbiamo fatto significa a destra dell'origine o a sinistra dell'origine. Nell'esempio indicato dalla strada qui, abbiamo che se l'automobile ha già superato il semaforo verso la destra nel disegno che abbiamo fatto, l'automobile ha una posizione positiva. Un'altra automobile che si trovi invece prima del semaforo, sempre rispetto al verso positivo indicato, questa automobile ha una posizione negativa perché la sua posizione si trova a sinistra dell'origine. Detto questo, possiamo introdurre i concetti fondamentali per la descrizione del moto, cioè le grandezze fisiche che effettivamente contano per dare una descrizione numerica. Quindi, stabilito che cos'è il sistema di riferimento, il punto materiale e la traiettoria, abbiamo detto che cos'è la posizione. Ora diamo le definizioni di spazio percorso e intervallo di tempo. Spazio percorso supponiamo che un oggetto di cui stiamo studiando il moto abbia in due istanti successivi due posizioni diverse perché si sta muovendo. Se questa è l'origine, supponiamo che l'oggetto inizialmente si trovi qui, a un istante T1, che supponiamo essere indicato dal nostro cronometro che stiamo utilizzando, è pari a 10 secondi. All'istante T1 la sua distanza dall'origine supponiamo che valga 20 metri. Quindi la sua posizione x con 1 è pari a 20 metri. Poi, in un momento successivo, in un istante successivo, che supponiamo sia t con 2 ed è pari a 15 secondi, misuriamo di nuovo la posizione, l'oggetto si è spostato verso destra e la sua distanza dall'origine adesso è pari a 50 metri. Quindi scriveremo che x con 2, la nuova posizione, è pari a 50 metri. Allora, per definizione, lo spazio percorso è la differenza tra la posizione finale, 50 metri, e la posizione iniziale, 20 metri. Per capire lo spazio percorso è questa distanza qui, la distanza che c'è tra la posizione iniziale e la posizione finale. Questo spazio percorso, che qui evidentemente nell'esempio è pari a 50 meno 20 uguale a 30 metri, è ottenuto dalla differenza fra la posizione finale 50 metri e la posizione iniziale 20 metri. In simboli, lo spazio percorso è dato dalla differenza x con 2 meno x con 1. Si utilizza per indicare la variazione della posizione, 50 metri meno 20 metri uguale 30 metri. Si utilizza questo simbolo, una lettera greca che assomiglia a un triangolo, con accanto la grandezza che stiamo misurando, cioè la posizione. Questa lettera greca si chiama delta, si pronuncia delta. Viene utilizzata per indicare la variazione di una grandezza, la grandezza il cui simbolo è indicato accanto a destra della delta. Quindi quando noi abbiamo un simbolo di questo genere lo leggiamo delta x. E quando vediamo delta x, il significato che ha questo simbolo è la differenza fra un valore finale di x e un valore iniziale di x. Quindi il simbolo che utilizziamo per lo spazio percorso è questa delta con accanto l'indicazione della posizione. X rappresenta la posizione. Allora, delta x significa variazione della posizione. E quindi lo spazio percorso. Una definizione analoga si può dare per la variazione dell'istante di tempo indicato dall'orologio. L'orologio indicava un tempo di 10 secondi quando abbiamo misurato la prima posizione. Indicava un tempo di 15 secondi quando abbiamo misurato la seconda posizione. Allora, anche per il tempo, diamo
la definizione di variazione del tempo e questa si chiama intervallo di tempo. Quindi che cos'è l'intervallo di tempo? È il tempo che intercorre fra due istanti successivi. Quindi se abbiamo l'istante T1 indicato dall'orologio che vale 10 secondi e un istante T2 indicato successivamente dall'orologio che è pari a 15 secondi, l'intervallo di tempo o variazione dell'istante di tempo si indica con delta t, delta significa variazione e t è la grandezza che sta variando, e si ottiene facendo la differenza fra t2 meno t1. Quindi 15 meno 10 secondi pari a 5 secondi. Quindi negli esempi che abbiamo visto lo spazio percorso è dato dalla differenza x2 meno x1 ed è pari a 30 metri. E l'intervallo di tempo è dato dalla differenza t2 meno t1 e ci dà 5 secondi. A questo punto possiamo dare la definizione di una grandezza fondamentale per la descrizione del moto che si chiama velocità media. La velocità media per definizione è il rapporto tra lo spazio percorso e l'intervallo di tempo impiegato a percorrere tale spazio in simboli. Lo spazio percorso è delta S, variazione della posizione. L'intervallo di tempo impiegato è delta T, variazione dell'istante di tempo. Quindi il rapporto tra lo spazio percorso e l'intervallo di tempo impiegato a percorrere tale spazio può essere indicato in questo modo: velocità media uguale a delta x fratto delta t. Nell'esempio che abbiamo fatto, lo spazio percorso era pari a 30 metri, l'intervallo di tempo era pari a 5 secondi e quindi la velocità media è pari a 30 diviso 5 metri su secondi. 30 diviso 5 fa 6, quindi 6 metri su secondi rappresenta la velocità media. Essa rappresenta la grandezza che esprime la rapidità con cui un oggetto si sta muovendo. Questo numero sta a significare che ogni secondo l'oggetto è in grado di percorrere 6 metri. Quindi l'unità di misura della velocità nel sistema internazionale è il metro su secondo. Ogni qualvolta vediamo questa unità di misura, stiamo parlando di una velocità.